Le mantidi religiose, prima di diventare adulte, devono fare tante mute per crescere, e con l'ultima muta spunteranno le ali. Poco prima della muta, la mantide smette di mangiare e cerca di muoversi il meno possibile. Poi rompe il vecchio esoscheletro e lo sfila come se fosse un vestito. Deve muoversi con molta cautela, ora è molto vulnerabile e il minimo errore potrebbe essere fatale. Dopo la muta, questa mantide è passata dall'essere marroncina a verde. Questo perché l'ambiente che la circonda è verde e quindi deve mimetizzarsi meglio. Alla fine di tutto il processo, durato all'incirca un'ora e mezza, ciò che rimane è il vecchio esoscheletro che appare così, decisamente più piccolo, e la mantide che è cresciuta notevolmente ed è quasi il doppio di prima.